Étoile de Mougins edizione 2017. Vi abbiamo già spiegato che cos'è questo grande evento gastronomico internazionale, questo festival, ma è arrivato il momento di parlare proprio con gli chef italiani presenti in terra francese. Iniziamo da un giovane ma già bravissimo chef, che è Andrea Luisi. Andrea caro, tu hai una provenienza, sei pugliese, ma hai un'influenza toscana e dopo spiegheremo perché. Prima però il momento che hai vissuto ieri a Mougins, che voglio dire, non è da tutti, devo già farti i complimenti. Raccontamelo. Sì, è stato un bellissimo momento, ho presentato un piatto semplicissimo della mia tradizione pugliese e con il prodotto, quindi, che ne fa da padrone, il grano arso, tra l'altro è il nome del mio locale. E ho voluto dare importanza a questo sapore, quindi mantenendo l'umiltà del pomodorino con l'aglio, della burrata tipica pugliese, ma dando importanza a questa orecchietta che è abbinata con la foglia e la pianta della zucchina, ricorda la nostra tradizione e i nostri sapori. Mi dici in 30 secondi, grano arso. Sì, il grano arso nasce come farina povera di contadini che raccoglievano questo grano bruciato dopo aver mietuto, e dopodiché nasce così. Adesso c'è questa produzione di questo grano che viene tostato in forno, dopodiché si passa alla produzione classica della farina di grano duro. Grano arso vuol dire anche il tuo locale, io ho detto Toscana perché? Perché in Toscana? Perché in Toscana, da appena un anno, ringrazio il mio paese che mi sta affiancando, non è semplice, però sì, ho aperto questo locale e prendo spunto da ricette tipiche pugliesi e ricette tipiche toscane. Io ti ringrazio tantissimo, ci vediamo in Toscana. È arrivato il momento di lasciare Canosa di Puglia, un giovane chef, per passare a un grande maestro con 2 stelle Michelin da 10 anni. Ci trasferiamo a Mougins sul lago, però state con noi. Detto fatto, amici cari, ritrovo con immenso piacere Marco Sacco. Non siamo sulle sponde del tuo lago di Mergozzo, non siamo nel tuo bel ristorante Il Piccolo Lago, ma siamo qui in terra francese, dove la carbonara però è regina. Carbonara regina anche qua, tra l'altro è partita la carbonara 22 anni fa, quando ho avuto la fortuna di venire a lavorare qui per Roger Verger, che mi ha fatto scoprire questo coppa uovo, e poi da lì, tornando a casa, quel coppa uovo lì ha portato poi la carbonara coq, quindi vedi poi la contaminazione girando quanto è. E ritorno qui 22 anni dopo con un track dove questa carbonara la facciamo qui, torno come chef 2 stelle Michelin nel circuito, quindi di tutta la manifestazione a Mougins, e è favoloso, tornare in questo paese è sempre bellissimo. Ecco, una cosa bella che forse non abbiamo ancora raccontato io e te davanti alla telecamera, sono gli ingredienti, perché tu hai detto nel momento del cooking show, non bisogna stravolgere un piatto, bisogna fare attenzione e dargli rispetto, sì. Però tu hai cambiato delle cose rivoluzionandolo. Chiaro che è cambiato anche il nome, certo. Quindi io penso che le ricette tradizionali originali dovrebbero essere come la Bibbia, sacrosante là. Poi la nostra creatività, la voglia di vedere oltre, di andare avanti, ci fa pensare anche alla modifica di certe ricette, alla modifica di certi piatti. Ecco, lavorando su ingredienti si può modificare un piatto, rispettando la tradizione ovviamente, modificando un piatto, e una carbonara che è conosciuta in tutto il mondo, che è laziale, diventa local cambiando gli ingredienti stessi del piatto. Quindi via il guanciale, prosciutto crudo della Valvigezzo, via lo spaghetto, il tagliolino piemontese. Mettiamo il grana padano anziché del pecorino, ed ecco che cambia, poi diventa o coq con l'ovetto di Roger Verger. Piccola particolarità è quelle 2 gocce di gin. Ecco, quello mi dà il bilanciamento del piatto, perché se usiamo il prosciutto crudo affumicato al ginepro, la parte alcolica che mi serve per dare, come dire, per arrotondare la parte del tuorlo d'uovo che è crudo, quindi aggiungendo il gin, che è sempre un estratto del ginepro, ecco che andiamo a bilanciare le due cose. E quello è l'ingrediente segreto. Vabbè, non è più segreto. Marco, dai, fatti stringere la mano, complimenti, perché Marco è un biglietto da visita dell'Italia, quella che piace. Terre, sapori e vini, Étoile de Mougins 2017. Alla prossima. Ciao.